Buongiorno da Chiara Principi e ben ritrovati a questa prima edizione del Web TG di Newsmarket.it, oggi giovedì 7 di marzo. Guardiamo insieme i titoli. Rifiuti, secondo i dati di Cittadinanza Attiva, aumentano i costi dell'11,7% nelle Marche. Furti rubano gasolio da un deposito a Falconara, 4 arresti. Truffa ai danni di anziani, falsi finanzieri rubano la pensione a Castel Raimondo. 8 marzo, la Coldiretti, freddo e pioggia fanno diminuire del 20% la produzione di mimose. Bene, iniziamo con le notizie dalla provincia di Ancona. Falconara Marittima, i carabinieri di Falconara hanno arrestato 4 cittadini romeni, tutti già noti alle forze di polizia. La scorsa notte si erano introdotti in un deposito di carburanti in via del Consorzio, prosciugando i serbatoi di una cisterna. Sono stati però pizzicati dai carabinieri mentre si stavano allontanando a bordo di un'auto dopo aver caricato 8 grosse taniche di benzina piene. Un operaio di 40 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Italpolimeri S.p.A. di Osimo. Secondo una prima ricostruzione è rimasto impigliato con la tuta in una macchina stampatrice che l'ha scaraventato a terra. Soccorso dai compagni e poi dai vigili del fuoco è stato trasferito all'ospedale di Ancona, l'ospedale regionale. Sulle cause dell'infortunio indaga la polizia. Bene, adesso andiamo a Pesaro con il nostro Gabriele Grasso. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. La crisi aumenta la piaga dell'abusivismo. A Pesaro la novità è il settore alimentare, dove aumentano casi di pasta fresca lavorata in casa o la vendita di pane congelato spacciato come fresco. La CNA denuncia anche i casi nel settore della ceramica, dove prolifera la produzione degli hobbisti che sconfina spesso in vendita parallela e concorrenziale. Per lunedì 11 marzo le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FAISA, UGL hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del personale del settore ferroviario, di tutti i depositi ed impianti aziendali. Disagi potrebbero verificarsi anche a Pesaro. Da Pesaro è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Gabriele, adesso ce ne andiamo invece in provincia di Fermo, a Porto Sant'Elpidio. Una rapina a mano armata è stata messa a segno da 4 giovani tra i 20 e i 25 anni in una gioielleria della zona sud di Porto Sant'Elpidio, sotto la minaccia di una pistola, forse giocattolo. I banditi, che erano a volto scoperto e parlavano con un accento meridionale, hanno intimato al titolare del negozio di consegnare loro il contenuto della cassaforte. Poi sono scappati a piedi, anche se si pensa che un palo li attendesse in auto. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Andiamo a Senigallia con il nostro Alberto Olivieri. Sono state perquisite ieri le abitazioni di alcuni indiziati di furto, i quali sono peraltro già noti agli uffici di polizia come assuntori abituali di sostanze stupefacenti. Le perquisizioni hanno consentito di trovare nell'abitazione di un senegalese di 32 anni alcuni arnesi atti allo scasso. Gli arnesi ritrovati consistono in alcuni lamierini sagomati di diversa lunghezza e spessore, con i quali è possibile aprire le serrature di porte e portoncini. L'uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Una volante della polizia ha fermato ieri mattina due stranieri che transitavano in Piazza del Duca. Durante le operazioni di verifica dell'identità, gli agenti hanno constatato che i due erano in possesso di 7 telefonini cellulari iPhone. Interrogati sulla provenienza dei telefoni, due uomini rumeni hanno dichiarato di averli acquistati da un nordafricano al costo di 40 euro l'uno e poi tentare di rivenderli altrove per 70-80 euro al pezzo. I due sono stati denunciati per i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre i telefoni sono stati posti sotto sequestro. Questo è quanto, vi ricordo il nostro sito radiovelluto.it. A tua la linea. Grazie Alberto. E come dicevamo in apertura, parliamo di tasse sui rifiuti, dalla Tarsu alla Tares, passando per la TIA. Cambiano i nomi, ma non la qualità della gestione dei rifiuti e la conseguenza è tariffe fuori controllo. Dal 2007 al 2012, a fronte di un aumento medio su base nazionale del 17%, i costi nelle Marche sono aumentati dell'11,7% secondo Cittadinanza Attiva. Gli incrementi maggiori si sono verificati ad Urbino, un più 20%, e a Macerata,
aumentata con un più 19%. Rimaniamo infatti proprio a Macerata, spacciandosi per appartenenti alla Guardia di Finanza, due uomini sui 50 anni, con giacca e cravatta, hanno truffato un anziano, un 86enne di Castel Raimondo. Hanno detto di essere stati incaricati di verificare alcune irregolarità delle banconote. Distraendo l'anziano, si sono impossessati dell'intera pensione, 1.900 euro in contanti. Bene, diamo uno sguardo invece alle previsioni del tempo previste per domani nelle Marche. Vediamo ancora piogge possibili soprattutto nel pomeriggio in estensione dal settore appenninico. Cielo quindi nuvoloso, poca nuvolosità nella prima parte del giorno e poi ovviamente con le piogge arriveranno le coperture. Venti tenui dai quadranti meridionali, al più con qualche rinforzo. Le temperature sono stabili, le minime tra 6 e 9 gradi, le massime fra i 15 e i 19 gradi. Io vi ringrazio e vi saluto, l'appuntamento è con l'edizione serale. Buona giornata.